Incidente stradale questa mattina in contrada Rotondella in territorio di Belpasso, ferita una donna di 33 anni di Paternò, portata in elisoccorso in ospedale a Catania. Arrestati dai carabinieri di Paternò un 31enne e un 42enne per detenzione ai fini di spaccio di droga, fermato anche un terzo soggetto che aveva evaso i domiciliari. I carabinieri hanno arrestato due pregiudicati ed un incensurato per una rapina compiuta in una banca del comune di Tala, in provincia di Messina. I malviventi per compiere il delitto avevano noleggiato un'auto. Incontro questa mattina del sindaco Nino Naso con i sindacati confederali di CGIL, CISL e UIL al centro del dibattito l'utilizzo delle somme della legge 328. Due dipendenti del comune di Enna sono stati arrestati dai carabinieri, due accusati di assenteismo timbravano il cartellino per poi andare a passeggio. È partito questa mattina l'intervento di pulizia dello svincolo d'ingresso della statale 121, l'operazione dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Nuovi rifiuti ingombranti continuano a degradare il territorio di Adrano in civiltà senza fine, soprattutto in Contrada Capici, dove nel piazzale della Rotonda è stata depositata anche una vasca idromassaggio. Edizione della sera per Choc News che apriamo con la cronaca. Incidente stradale questa mattina in contrada Rotondella in territorio di Belpasso, ferita una ragazza di 33 anni di Paternò, portata in elisoccorso in ospedale a Catania. Sentiamo tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Incidente stradale autonomo questa mattina lungo la provinciale 77 tra i territori di Paternò e Belpasso in contrada Rotondella. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai vigili urbani di Paternò e Belpasso, il sinistro ricade in territorio di Belpasso. La donna alla guida della vettura, una 33enne di Paternò, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo dell'auto, una Peugeot 206, e dopo aver tagliato in due la carreggiata si è andata a schiantare contro un muretto di cinta. L'impatto è stato violentissimo. Il muretto è caduto per una buona parte, staccando anche la ringhiera posta a delimitazione di un terreno privato. Come detto, non chiaro cosa sia accaduto. Sul posto non sembra ci fossero automobilisti che hanno assistito a quanto successo. Sul posto anche un'ambulanza del 118 con i sanitari che, constatate le condizioni della donna, ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso in un ospedale del Catanese. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Proseguiamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri di Paternò un 31enne e un 42enne per detenzione ai fini di spaccio di droga, fermato anche un terzo soggetto che aveva evaso i domiciliari. I dettagli. I carabinieri di Paternò hanno arrestato Alfio Mendolaro, 31 anni, e Salvatore Pulvirendi, di 42, entrambi di Belpasso, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo operativo ieri sera hanno fatto irruzione in un garage di via Serao a Belpasso, dove hanno sequestrato un chilo di marijuana, un bilancino di precisione del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi, e una pistola a salve priva di tappo rosso. Contestualmente i carabinieri hanno arrestato Rosario Laudani, 45 anni, che per sua sfortuna abita nel medesimo stabile teatro dell'operazione. L'uomo, che era stato arrestato l'altro ieri poiché trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana in casa e dunque agli arresti domiciliari, è stato beccato mentre in auto faceva tranquillamente rientro a casa. I primi due arrestati, il 31enne e il 42enne, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Piazza Lanza a Catania, mentre l'evaso, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza Concetto Iozia di Rosolini, Fabrizio Grupposo di Pedara e Federico Palmeri di Nicolosi, perché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La manovra repentina di un Audi A3 non è sfuggita all'occhio attento di una gazzella che ieri sera intorno alle 23 in Viale Grimaldi ha inseguito e bloccato il terzetto, il quale, vedendo i militari, aveva accennato un tentativo di fuga. Posti in sicurezza gli occupanti dell'auto, i militari hanno proceduto alle perquisizioni personali e veicolari, rinvenendo e sequestrando un chilo di hashish suddiviso in 10 panetti. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Piazza Lanza.
I carabinieri hanno arrestato anche due pregiudicati ed un incensurato per una rapina compiuta in una banca del comune di Itala, in provincia di Messina. I malviventi, per compiere il delitto, avevano noleggiato un'auto. I carabinieri della compagnia di Messina Sud con i militari delle compagnie di Gravina di Catania, Catania Fontana Rossa e Paternò hanno arrestato questa mattina tre persone accusate di essere gli autori della rapina commessa nella mattinata del 13 novembre 2018 ai danni della filiale di Itala della Banca Popolare di Ragusa. Si tratta di due pregiudicati, le cui iniziali sono GV e GF, di 37 e 46 anni, e del 26enne incensurato, le cui iniziali sono DM. Le indagini svolte dai militari sono state avviate a seguito della rapina commessa da due individui armati di taglierino presso l'istituto di credito. Il primo si era introdotto a volto scoperto all'interno della banca e, sotto la minaccia della lama, aveva costretto un dipendente a sbloccare la porta bussola della filiale per consentire l'accesso al complice travisato. Dopo essersi appropriati della somma in contanti di oltre 45.000 euro, i due rapinatori si erano dati alla fuga a bordo di un'auto condotto da un terzo complice. Dalla visione dei sistemi di videosorveglianza della banca, nonché di quelli installati lungo le strade del comune di Itala e dei comuni limitrofi, i militari sono riusciti a ricostruire le fasi della rapina, accertando gli spostamenti del veicolo utilizzato dai malfattori sia prima che dopo il reato. I militari sono così risaliti ad un'autovettura intestata ad una società di autonoleggio avente sede nel catanese, di cui i criminali si sono serviti e che era stata noleggiata da una donna. In particolare, gravi indizi sono stati raccolti su uno dei due pregiudicati, GV, la cui utenza telefonica era presente nei pressi della società di autonoleggio sia il giorno precedente il reato, quando l'auto era stata ritirata, ed ancora poche ore dopo la rapina, quando era stata riconsegnata. Ai tre pendolari di origine etnea, arrestati per rapina aggravata e rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza, è stato altresì contestato il porto di armi bianche al fine di commettere la rapina. Antonino Di Liberto, 49 anni, è stato ucciso con colpi di arma da fuoco a Belmonte Mezzagno, un paese a 20 km da Palermo. Il cadavere dell'uomo è stato trovato riverso nell'auto parcheggiato in via Umbria, nei pressi dell'abitazione della vittima. Con il finestrino infranto dai proiettili, l'uomo è fratello dell'ex sindaco del paese, Pietro Di Liberto. All'impresa per la quale lavorava come ingegnere era stato revocato un appalto dell'Enel perché ritenuto, secondo la prefettura, legato da vincoli di parentela ad ambienti mafiosi. Le indagini sono condotte dai carabinieri. E cambiamo decisamente argomento, torniamo a Paternò. Incontro questa mattina da parte del sindaco Nino Naso con i sindacati confederali di CGIL, CISL e UIL, centro del dibattito, l'utilizzo delle risorse previste dalla legge 328. Sentiamo di più. L'appuntamento questa mattina nella stanza del sindaco di Paternò, Nino Naso, faccia a faccia con le sigle sindacali confederali di CGIL, CISL e UIL, per tornare ad accendere i riflettori sull'attività legata ai servizi sociali e ai fondi della 328. Un incontro interlocutorio per porre le basi di un'attività d'esame, ma soprattutto di una programmazione per il gruppo piano appena partita. Trattandosi di un primo incontro interlocutorio, non è stato possibile prendere in esame i dati dell'attività svolta fino ad oggi, che l'assessorato ai servizi sociali, rappresentato dalla dirigente Lucia Longo e dall'assessore alla ramo Francesca Chirieleison, si sono impegnati a presentare nelle prossime riunioni. All'appuntamento di questa mattina erano presenti i vertici delle sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL, rappresentate da Giuseppina Rotella della segreteria provinciale della CGIL, e ancora per la CISL erano presenti il segretario generale Maurizio Attanasio, il segretario comunale Pippo Laspina, il segretario provinciale FNP CISL Pietro Guglielmino, per la UIL presenti il segretario regionale Nino Marino, la segretaria provinciale Enza Meli e il segretario comunale Roberto Presidente. Giacomo. Abbiamo chiesto questo incontro come prassi prima di avviare i lavori della costruzione del piano di zona, proprio perché vorremmo confrontarci su quello che è stato fatto nel triennio e quali sono eventualmente le questioni che saranno poste in questo nuovo piano, prima che ancora si avviano i tavoli tematici e prima che si sviluppi definitivamente il progetto di questo triennio. È evidente che abbiamo la necessità di capire cosa non ha funzionato, perché noi vorremmo che la gamma dei servizi di protezione
civile per la popolazione dei tre comuni fosse quanto più ampio possibile e che ogni somma, ogni finanziamento che proviene da sia i fondi nazionali che comunitari vada impegnata e spesa proprio in funzione del bisogno della cittadinanza. Sono importantissimi perché sono le uniche somme che le amministrazioni comunali hanno a disposizione per le attività sociali, tenendo conto che tra l'altro c'è questo nuovo finanziamento comunitario che è il PON Inclusione, che consente proprio, lo dice lo stesso termine, consente l'inclusione sociale di molti soggetti svantaggiati che in condizioni di povertà o di difficoltà con questi meccanismi possono avere aiuti per il reinserimento sociale e quindi non solo per loro ma anche per le loro famiglie. Vogliamo condividere insieme ai sindacati il percorso da fare, anche perché si tratta di categorie deboli, quindi vogliamo coinvolgere tutti, sia i sindacati, sia le associazioni, sinergia fra i comuni. È un settore troppo importante, è un settore fondamentale e quindi noi vogliamo nella massima trasparenza e nella condivisione dei percorsi lavorare in sinergia con tutti. Non serve a nessuno accendere i toni, serve solo collaborare e lavorare secondo le regole, secondo quanto stabilito dalla legge e nell'interesse delle categorie che andiamo a trattare. Come dico sempre, sono le categorie più deboli. Quindi il mio auspicio è che tutti quanti si faccia una bella riflessione e si lavori nell'interesse di tutti. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. Da Energreen Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kW, chiavi in mano, a 3.000 euro più IVA 10%, per un totale, chiavi in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kW, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta proponendo in alternativa un impianto da 6 kW a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, Contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. La Polizia di Stato ha arrestato una cittadina bulgara di 18 anni per atti sessuali con minorenni. Nella serata di ieri, personale delle volanti impegnati nel capillare controllo del territorio in una zona frequentata da donne di varie nazionalità dedite alla prostituzione, giunti in Corso dei Martiri, notavano la predetta giovane donna bulgara in compagnia di tre ragazzi che sembravano minorenni. Gli operatori, insospettiti che potesse essere stato perpetrato un reato, hanno deciso di procedere al controllo. Raccolti gli elementi utili, approfondendo le indagini, veniva accertato che la giovane donna poco prima aveva consumato un rapporto sessuale con uno dei tre giovani minore degli anni 14, pertanto si procedeva al suo arresto. E due dipendenti del comune di Enna sono stati arrestati dai carabinieri. Due accusati di assenteismo timbravano il cartellino per poi andare a passeggio. Dovevano trovarsi sul posto di lavoro ed invece due impiegati ASU del comune di Enna sono finiti in manette e posti ai domiciliari perché accusati di essere assenteisti. Una nuova storia di assenteismo nel settore pubblico che anche questa volta, grazie alle indagini delle forze dell'ordine, si è concluso con l'arresto. Si tratta di Dario Sposito, di 40 anni, e della compagna Maria Esmeralda Milano, di 35 anni, entrambi di Enna e in servizio all'avvocatura del comune. L'indagine è stata condotta dai carabinieri.
I reati contestati sono truffa aggravata, falsa attestazione della presenza in servizio, uso fraudolento dei sistemi di rilevamento della presenza sul luogo di lavoro. Una condotta che, oltre a rappresentare un reato e un danno per l'ente pubblico interessato, genera rabbia se si pensa che ai tantissimi siciliani in cerca di occupazione si contrappongono persone che, pur avendo un lavoro stabile e regolarmente retribuito, si permettono di timbrare il cartellino e assentarsi dal luogo di lavoro. L'indagine era partita a ottobre 2018 su segnalazione di un dirigente dell'ufficio. I militari hanno ricostruito con pedinamenti, osservazioni, video, riprese e intercettazioni la routine quotidiana dei due indagati che si sarebbero allontanati dal posto di lavoro dopo aver timbrato il cartellino. Torniamo a Paternò perché è partito questa mattina l'intervento di pulizia dello svincolo d'ingresso della strada 121. L'operazione dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Sentiamo il servizio. L'intervento è partito questa mattina, come annunciato. L'ANAS ha inviato il personale per avviare la scerbatura delle ampie zone che delimitano l'ingresso alla città di Paternò dalla statale 121. Dopo 2 anni dall'ultima azione di pulizia, questa mattina finalmente il ritorno ad una normale attività che dovrebbe essere programmata con costanza, soprattutto con l'approssimarsi della stagione primaverile ed estiva, quando le erbacce proliferano. Ed eccoli al lavoro gli operai per liberare isole spartitraffico e rotonde. Un lavoro non da poco, cominciato questa mattina, che andrà avanti a step nei prossimi giorni. E questa mattina a verificare l'intervento sono arrivati il sindaco Nino Naso, l'assessore alla Verde Pubblico Vito Rau, l'assessore ai servizi ecologici Luigi Gulisano. Proprio l'assessore Rau, dopo diversi solleciti all'ANAS, ieri mattina era stato presso la direzione ANAS di Catania per un colloquio con il responsabile. Da qui l'intervento programmato per oggi, sollecitato anche dall'associazione Agire. Sul posto anche il personale d'asti per la pulizia finale. Ringraziamo l'ANAS, ma devo ringraziare anche l'assessore Rau che si è interessato. Questa non è una zona che è di competenza del comune e dell'ANAS, però ci vuole sinergia fra gli enti. Abbiamo spinto, sono arrivate richieste, mi dicono anche qualche associazione, ma quando si lavora per il bene comune è giusto che stare tutti insieme per il bene della nostra comunità. Diventava importante questo intervento specialmente per la sicurezza, perché in una parte dell'incrocio l'erba alta non permetteva agli automobilisti di vedere la strada, quindi era anche un intervento di sicurezza. Comunque ora abbiamo chiamato anche gli operatori, insieme a noi c'è l'assessore Gulisano, abbiamo chiamato anche gli operatori della DAS, vediamo di ripulire tutta la zona. Il nostro è un interesse massimo per la vivibilità e per la fruibilità della città. Speriamo che tutti quanti entri nella testa di ognuno di noi di remare tutte per la stessa, per raggiungere gli stessi obiettivi. Era necessario intervenire all'ingresso di Paternò. È, come sappiamo, di competenza dell'ANAS, quindi diverse sono state le interlocuzioni con l'ANAS e devo ringraziare il geometra Gargano che si è reso disponibile, tant'è che all'incontro che ho avuto ieri, proprio nella giornata di ieri, oggi è seguito un primo intervento di scerbatura. Ci auguriamo appunto che questa interlocuzione possa rimanere e appunto si possano risolvere i problemi. Anche qualche associazione, anche l'associazione Agire ha fatto una nota per sensibilizzare circa questo problema e li ringraziamo. Nuovi rifiuti ingombranti continuano a degradare il territorio di Adrano in civiltà senza fine, soprattutto in Contrada Capici, dove nel piazzale della Rotonda è stata addirittura trovata, perché qualcuno l'ha abbandonata, una vasca idromassaggio. Sentiamo di più. In civiltà senza fine ad Adrano ci mancava solo la vasca idromassaggio. Ne è stata depositata una sulla rotonda di Contrada Capici, uno spettacolo impressionante, una vasca da bagno con tanto di accessori per l'idromassaggio, buttata lì come un rifiuto qualsiasi. A segnalarcela sono stati alcuni residenti della zona che si dicono indignati per tante inciviltà. Questo nuovo atto, dicono ancora i residenti, è la conferma che questo quartiere è abbandonato da tutti.
Da evidenziare che a pochi metri dalla vasca ci sono anche un vecchio frigorifero, copertoni, resti di una televisione e altro ancora. Poco più in là, altri rifiuti ingombranti a degradare una periferia, quella di Capici, ormai eretta pattumiera della città. Tutto questo a un minuto di strada dall'isola ecologica, dove l'idromassaggiato avrebbe potuto portare la sua vaschetta. Insomma, una vasca idromassaggio come monumento all'inciviltà. Intanto rimane sempre sul marciapiede di via Meglio l'armadietto collocato da un altro genio dell'inciviltà alcuni giorni fa. Con queste immagini si conclude il telegiornale per la sera. Chuck News riprenderà domani con l'edizione delle 13:30. Grazie ancora per averci seguito e a voi buon proseguimento di serata.